Carlo Infante per Innovating Innovation è stato uno dei coordinatori della preconferenza. In particolare lui ha seguito un gruppo che ha discusso dopo le presentazioni di co-working. Ci vuoi dare una tua sintesi di quello che è stato il lavoro espresso dal tuo gruppo? Sai, con Nello Iacono di Stati Generali dell'Innovazione abbiamo condotto questa pre-conferenza, proprio pre, è come se avesse dissodato il terreno prima di andare a seminare, no, di queste giornate di convegno. Abbiamo fatto focalizzato, perché il tema del co-working, delle nuove imprese, delle start-up, sta diventando un mantra assordante, sì. No? C'è qualcosa che non funziona, dobbiamo essere più specifici, più ficcanti, di entrare nel merito, zoomare. E quindi abbiamo scelto di orientare, cioè dopo una presentazione abbiamo invitato diversi rappresentanti di forme di co-working, non solo romane, insomma, emblematiche, abbiamo scelto una decina a presentarsi. Poi abbiamo creato, lo chiamiamo Open Talk, questo format, che presuppone un momento sì frontale dove si lanciano le tesi, no? Si danno delle coordinate e poi si entra nel merito con dei gruppi di studio che agiscono proprio in parallelo. I focus tematici erano smart working, c'è anche una proposta di legge con questo titolo, legato alle nuove forme del lavoro, le nuove politiche del lavoro, cosa significa dal telelavoro, no? Alle tante definizioni che potremmo dare al concetto di co-working, l'altra ancora più specifica dal titolo co-working urbano. Ovvero come coniugare i temi del co-working, le nuove professionalità creative e con l'innovazione sociale, con il tema dello spazio pubblico, in che modo farmi interagire e start-up, le imprese creative, eccetera, con l'amministrazione pubblica. E lì si apre un fronte molto, molto drammatico. Io ho seguito quest'ultimo aspetto e metto a fuoco questo aspetto adesso, perché abbiamo fatto un lavoro densissimo, densissimo tematicamente, ma anche densissimo dal punto di vista percettivo. Io lavoro su questi format di comunicazione perché penso che si debba innovare l'innovazione. Dobbiamo lavorare sulle metodologie, sui format di comunicazione partecipativa, diventare più senzienti. C'è già l'uso del Twitter Wall, tenete conto che io come Urban Experience, sono dentro Stati Generali dell'Innovazione, stiamo lavorando sui format, l'Open Talk è un format, io porto da almeno 6 anni un'istanza che è quella della Tag Cloud Live, chiamato oggi Marit Twitter Wall. Twitter lo usiamo in tanti, è un modo eccellente per condividere appunti, usiamo dei sistemi di visualizzazione, ormai sono usatissimi grazie a Dio, però quando 6 anni fa l'ho usato la prima volta col Twitter Visible, va sicuro non ce n'era, forse non c'era nessuno in giro che usasse 6 anni fa il Twitter Visible per visualizzare le tag. La Tag Cloud, perché la Tag Cloud è un concetto interessante ed è servito moltissimo al nostro gruppo di lavoro. E si usava, e mentre abbiamo fatto questa riunione in fondo alla sala, abbiamo condiviso la sala, c'era un gruppo in fondo, e le prime file e noi negli ultimi siamo riuniti usando un sistema radio, viene chiamato Whisper Radio, sono le radio che usano i turisti in giro per la città, quindi è una tecnologia anche banale, ordinaria, a noi ci piace usare in modo straordinario quella tecnologia ordinaria. E abbiamo fatto una sorta di conversazione inside, molto immersiva, whisper, sussurrata appunto, che permette di poter stabilire un livello di attenzione sorprendente. C'è un approccio immersivo con il sistema della cuffia. E quindi è non solo immersivo, ma chi parla cambia tono. Quando si parla in pubblico, davanti agli altri, con il microfono, e fai il comizio, ti rappresenti. Ha maggiore consapevolezza di quello che dice? Sì, non so quanto, più che consapevolezza, sei più fluido nel parlare, forse la consapevolezza arriva dopo, non so come dirti, non sei consapevole in partenza, sei consapevole in arrivo. Meno aggressivo? Meno rappresentativo, sì. E anche meno aggressivo, anche meno seduttivo, perché sì, il vero problema non è solo l'aggressività e nella seduzione, no, cerchi di essere, darti un tono quando parli in pubblico. Quindi in questo caso è il caso di dire che lo strumento è veramente il messaggio. Bravissimo, esattamente, e tieni conto, io arrivo dalla radio, io faccio radio da quando ero quasi minorenne, insomma. Ero un conduttore di Radio 3 negli anni 80, credo molto al sistema della radio, penso che l'ascolto sia una delle qualità originarie. Tieni conto che noi ascoltiamo ancora prima di nascere, certo. Cioè, forse è la prima competenza.
noi prima di essere espulsi verso il mondo, il feto già sa ascoltare, già riconoscere delle sonorità. Chiuse le parentesi. Questo approccio Whisper Talk quindi è interessante perché è abilitante. Quindi abbiamo ascoltato molto e molto meglio. Si è parlato tanto, cioè era molto serrato, anche perché poi la mia conduzione è legata al fatto di cercare di inanellare più concetti possibili. Quindi abbiamo fatto un lavoro sulle parole chiave. È emersa tempo questa immagine che Teresa di Alveare, che è uno spazio di co-working rivolto alle mamme, ha tirato fuori, legata a un a una linea europea legata al rapporto tra famiglia e lavoro, che purtroppo non è passata, ma che ha visto come emblema il pinguino. Io non ci avevo pensato, e lo so, ma non me l'ho dimenticato, che il pinguino è un mammo, è il maschio che tiene i figli, mentre la donna, la madre, va in giro a cercare il cibo. Non solo, ci diverte molto ed è emersa nella discussione, è che il pinguino è anche un emblema di Linux, dell'open source, quindi il pinguino è come suggestione. Ma abbiamo parlato moltissimo, e tempo di un bando c'era Leslie Capone, che è il capo segreteria dell'assessorato della Leonori a Roma Produttiva, le attività produttive, e si parlava dei bandi non solo per i cinema fuori uso, i cinema non utilizzati e lanciarlo, ma una strategia forte rivolta a spazi pubblici da destinare al co-working, e dove il tema del co-working urbano mette a fuoco spazi di professionalità creativa che esprimino funzione pubblica. Questo è il tema dei temi. Ed entriamo sull'innovazione sociale. Si è parlato moltissimo di come il concetto di economia debba essere definito, di sharing economy abbiamo parlato di sussidiarietà, di come la società deve essere messa nelle condizioni di poter fare meglio il proprio dovere. Non ci sono solo diritti, vi sono doveri delle comunità. E questa può essere una partita interessante, è interessante nel rapporto che c'è tra società e Stato, tra società e amministrazione pubblica. E lì torniamo alle condizioni abilitanti, creare experience lab, come le chiamo io, oppure chi li chiama contamination lab, il Miura c'ha una campagna che usa questo termine, eccetera. Ovvero situazioni che attraverso le nuove tecnologie della comunicazione possono promuovere cittadinanza più attiva e, meglio ancora, resiliente, che è un concetto sul quale stiamo lavorando con Strategia Generale dell'Innovazione, tant'è che proprio tra qualche giorno a Smart City Exhibition a Bologna faremo proprio una giornata, una mezza giornata di lavoro su le strategie resilienti per la partecipazione. Non basta parlare di partecipazione, la partecipazione va messa nelle condizioni, questo riguarda anche fortemente ciò che abbiamo fatto oggi, perché il lavoro dell'open talk va in quella direzione, far parlare più gente possibile, rompere lo schema del convegno frontale, eccetera, eccetera. E lì, quando parliamo di strategie resilienti, parliamo proprio di format. Uno appunto è l'open talk, l'altro è quello che io chiamo il visual thinking, quello di Twitter, l'altro è quello dei radio walk show, che sono le passeggiate, che è un po' l'evoluzione di quello che abbiamo fatto adesso un po' da fermi, eravamo nella sala del CNR. Anche perché tu sei un esperto di mappe urbane. E c'è questo background che si combina, perché la mappa è fatta apposta per esplorare un territorio, una mappa anticipa un territorio, ci mette nelle condizioni di poterlo esplorare nel modo migliore possibile. Quando l'abbiamo inventata a Torino nel 2006, in occasione delle Olimpiadi Invernali, va sicuro Google Maps, quando l'abbiamo pensato non c'era ancora. Quando è arrivato Google Maps non faceva quello che facevamo noi, ovvero scrivere storie nelle geografie. Le nostre esplorazioni permettono non solo di rilevarle, perché attraverso le web app, ovvero ciò che ci permette di vedere per bene il web sullo smartphone, possiamo ascoltare le tracce disseminate nel territorio, e questa cosa è emblematica. È come se il territorio ci parlasse. Su questo noi stiamo lavorando come Urban Experience regolarmente. Ecco, questi sono aspetti, format resilienti che possono accendere la partecipazione. C'è bisogno di questo, non solo di offerta tecnologica, ma di una domanda sempre più consapevole e direi di più ludica, di saperle giocare le opportunità. Serve un'intelligenza più fina, più sottile, più leggera, più smart, in poche parole. Nel convegno si è parlato di business model, startup, spin-off, capital, venture capital, angel, però tu sei anche un esperto di, sei un operatore culturale, un esperto di relazioni tra la cultura e la tecnologia. E quindi ti chiedo, forse provocatoriamente, ma c'è un rapporto tra le startup
e i beni culturali, la cultura, quella meno vicina alla finanza, se vogliamo. Detta così non funziona, penso che tu ne sia consapevole. Sì? Cioè pensare che ancora ci si debba occupare di tecnologie, beni culturali, come si fa, ok, qua c'è sto contenuto, prendiamo un medium più abilitante per rendere un po' più cool, più, no? Più dinamica questa cosa qua. Dopo un po' è meccanicistico, cioè c'è un approccio, cioè, dopo un po' uno lo fa, l'abbiamo sempre fatto, sono 20 anni che vengono fatte, dalle realtà virtuali immersive ai siti web, la user experience per gli utenti dei musei e mille cose di questo tipo, se ne sono fatte di tutti i colori. E non è che non serve, serve tutto, ok? Ma la questione è un'altra, io te di più, la cultura è tecnologia. Non sono astratto, dico cose molto, ma molto precise. E una delle prime cose che ho detto questa mattina, per far capire che perché ho fatto un riferimento al teatro, che molti dicono che c'entra il teatro questa roba, ragazzi, il teatro è solo una tecnologia che ha sdoganato, antica, perché si basava sul principio filogenetico del corpo, ha sdoganato a suo tempo, 2800 anni fa, una nuova tecnologia chiamata alfabeto. Sì. Cioè adesso di anni ne sono passati un casino, no? Ormai l'abbiamo incorporato su software chiamato alfabeto secondo le diverse lingue più o meno eccetera. Oggi ci stiamo interrogando di come uscire fuori da un sistema che ha messo in blocco l'Occidente, che è quello il modello industriale. Almeno per un secolo e mezzo, se non due, il sistema si è proprio inchiavardato su questo assetto qua. Oggi siamo giunti al capolinea, no? Dobbiamo riconvertire tutto, reinventare tutto. Quando parliamo di salto di paradigma, di questo che stiamo parlando, serve un'intelligenza culturale, direi di più, antropologica. Cioè stiamo cambiando, per interpretare il cambiamento serve un'intelligenza culturale. Così lo vedi anche nei TG, no? Ci sono i temporali, i nubifragi, i terremoti, cose. Ah, è una questione culturale, la gente non si occupa più del suo territorio, lo dicono, la protezione civile dice che è un problema culturale, la gente non ha più la percezione di sé e del mondo che gli sta cambiando intorno, ha intubato i torrenti. Allora, cosa voglio dire? Che quando parlo di tecnologie abilitanti, mi riferisco a qualcosa che ci fa diventare più intelligenti nel senso bello del termine. L'intelligenza non è verticale, non basta leggere libri, non basta vedere il mondo, l'intelligenza è orizzontale. Noi siamo degli animali sociali, dobbiamo qualificarla per questa relazione, non basta fare like sui social network del cavolo. No? L'intelligenza cognitiva, no? Ho evocato anche stamattina Derrick de Kerckhoff, dove il primo workshop di intelligenza cognitiva l'ha fatto in Italia, non in Canada, e manco a Nizza, e a Sofia Antipoli, l'ha fatta a Firenze, e l'ho invitato io a farlo. Allora, questi open talk nascono dai workshop di intelligenza cognitiva di Derrick. Questo è la cultura uguale tecnologia. La dinamica conversazionale usando tecnologie, anche quelle vecchie come quelle radio, ma anche gli smartphone che ci permettono di usare le web app o di usare Twitter, che lascia la traccia della nostra conversazione. Tornando al punto, basta vedere il dibattito per le capitali europee della cultura, le 6 città italiane che si sono candidate, tutte, ma dico tutte perché mi sono studiate tutte le proposte, ero molto dentro la proposta di una città, Siena, ma tutte, Siena più di altre, hanno messo l'innovazione sociale, la rigenerazione urbana, l'interaction design urbano, quello che io chiamo il performing media, eccetera, eccetera, l'urban experience, nei loro piani. Cioè, la cultura non è più occuparsi delle mostre, della letteratura, del cinema, degli spettacoli teatrali. La cultura riguarda la nostra capacità di stare al mondo e di riconfigurarsi, ecco, è di questo che stiamo trattando. In fondo, oggi nei 2 gruppi di studio, se uno si è più focalizzato sulle start-up, l'altro si è focalizzato sul tema del co-working urbano che comporta il fatto di esplicitare questa condizione. Cioè, dobbiamo diventare, interpretare una proprietà, fare spazio pubblico. Io penso che quando parliamo di tecnologia, penso a Prometeo che ha sottratto il fuoco agli dei, è che abbiamo fatto spazio pubblico, l'abbiamo inventato lo spazio pubblico, oggi ancora di più. Bene Carlo, penso che ci hai detto tutto quello che avete fatto stamattina e mi resta solo da chiederti qual è la tua prossima passeggiata con le radioline. Guarda, ne farò una domani a Milano, in verticale. Entriamo dentro Palazzo Lombardia, saliamo all'ultimo piano del grattacielo della Regione Lombardia e vedremo la Milano dell'Expo dall'alto. Ah.
E questo Wolf Show, che chiamiamo lo sciame intelligente, sarà funzionale a un brainstorming che facciamo dentro una delle sale del Palazzo Lombardia per questo forum del design. E questo brainstorming, che si chiama è dentro un format chiamato Executive Circle, un gruppo di persone, lavorerà sulle parole chiave di quel forum. Sì. Mi seguiranno in un ragionamento dalla mattina alla sera su individuare le tag più pertinenti. E ci saranno dei temi, uno ovviamente user experience, l'altro expo, interaction design urbano, e il principio di prossimità e di relazione. Ecco, parleremo di questi temi, di come il design riguarda non solo un design degli oggetti e delle interfacce, ma riguarda sempre più le relazioni e lo spazio pubblico. Grazie e a presto. Grazie a voi.